Ciao, sono Munzinaio. Questa è la prima puntata della quotidianità italiana. Voi fumate di fianco alle pompe di benzina perché vi splosco, scoppiate, andate su Marte. Comunque, DJ Adrian nel gabinetto, io sono un benzinaio che ha aderito allo sciopero della benzina. Saluto Giuppi, che è lui un caro amico di Bari. Saluto tutti gli amici di Facebook, del gruppo del DJ Adrian, della pagina ufficiale Tutti Cosmi. Comunque, questa prima puntata serve, come vedete, ho anche il cappello da benzinaio, perché senza non potrei lavorare all'IP. Questa prima puntata serve a spiegarvi il perché non è avvenuto lo sciopero totale dei benzinai. Allora, come avreste vissuto sicuramente, perché comunque anche per fare il benzinaro ci vuole un determinato titolo di studio, perché, capito? E insomma, due categorie su 60.000, scusate, ho dato un messaggino. Chi è? No, non vi dico chi è. È mia moglie, ha detto torna a casa dopo perché c'è il postino. Per le raccomandate ci vuole un po' a firmarle prima che esce l'inchiostro. Vabbè. Comunque, solo due categorie hanno aderito allo sciopero. Ma ora vi spiego il motivo, perché in realtà noi abbiamo trovato tutta la condizione, capito? L'accordo, cose, magheggi, particolari, perché? Scusate, è il petrolato che mi fa su e giù, mi facilita. Perché? Ora vi spiego. Praticamente, quelle categorie che noi, tipo ad esempio la mia, che oggi è a casa così, no? Ormai ha fatto tutti i soldi che ci servivano per pagare l'ultima rata del Cayenne. Infatti voi dite, oh, ma c'era l'aumento 300 euro, no, non è aumentato niente. Voi sempre 20 euro fate. Fondamentalmente poi non guardate quanta benzina, non serve, capito? Fai tra, fumati la sigaretta e tac, c'è poi. Comunque, invece gli altri due, che non hanno fatto per l'appunto nulla, nel senso hanno scioperato, è perché hanno più rate, capisci? Avendo più rate da pagare per la Porsche, non hanno avuto la possibilità come me oggi di stare a casa, bello tranquillo, con il vino, tutte le cose, fumare le sigarette. Questo cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Che non c'ho l'accendino. Però non vi preoccupate, perché la benzina in giro c'è. Lo sciopero è limitato solo a quelle due. Poverini, dovete anche capirli, gli mancano 2-3 rate per il Porsche, ma come fanno? Cioè, mettetevi voi le mani nei capelli. Un consiglio da parte del benzinaro, studiato fra l'altro, con un'edizione dialetticale per precisa per post-traumatica. Ricordatevi, nessuno ha fregato nessuno, lo sciopero in parte c'è stato e domani resteremo ancora a casa, tanti soldi ormai li abbiamo fatti. Come primo episodio della quotidianità italiana, io ringrazio che adesso arriverà il DJ Adrian e vado a fumarmi una sigaretta al bagno, perché non si può più qui, perché sennò scoppia tutta cosa, Marte. Saluto Giuppi, la fabbrica della carta igienica, tutti gli amici del gruppo e cose, eh? E più tardi avremo il collegamento, perché si parlerà anche di droghe e di droghe. Non drogatevi, sennò... Ecco. Yeah, ciao.